Non ha fatto nulla, non farà molta strada. Chi l'ha detta questa frase? Un francese. Un francese. Un francese. Battezza lo zoluso. Non sputangela, can faccio da donna, Bartez! Bartez, ma pur Viera, ripetete quello che avete detto. L'Italia non è favorita, la Francia è la più forte. Siete usciti con la Svizzera, la stessa squadra che noi gli abbiamo rifilato 3 palloni. 3! Chiurito Cess! Ficcatevi la baguette, rindacchi lo vostro! E ridateci la Gioconda! Piccola parentesi. Muti, godo! La Francia non meritava minimamente il passaggio del turno. Anche perché nei gironi ha pure faticato. Ricordiamocelo: ha pure faticato un botto. Ha pure faticato un botto. Ha faticato l'Ungheria pareggiando 0-0. La delusione più grande di questo europeo condanna la sua squadra. Kylian Mbappé, astro nascente del calcio mondiale, giocatore che verrà, uscirà fuori, metteranno le sue copertine dopo Ronaldo e Messi, quando si ritireranno, condanna la sua squadra, condanna la sua nazionale con una prestazione a dir poco. Mi fermo a deludente, ma il termine è molto, molto, molto più peggiore. E condanna la sua squadra. Ma nel complesso la Francia non ha fatto una grande partita stasera. La grandissima partita l'ha fatta la Svizzera, che passa in vantaggio nel primo tempo e quindi va in vantaggio sull'1-0. Poi viene il rigore e là, manna al cielo, puoi distruggere mentalmente i campioni attuali del mondo, la squadra più forte, una delle squadre più forti di questo europeo, e tu tra Seferovic, Sciaka, Embolo, Shaqiri, chi cazzo lo fai tirare il rigore? A Rodriguez. A Rodriguez. Cioè, secondo me, parere personale, Rodriguez non tornerà proprio più in Svizzera, ma proprio mai più a casa sua, mai più, mai più. Poi, giustamente, dopo quel rigore, la Francia si è rinvigorita facendo 3 polpette con errori madornali, ma sono stati errori di disattenzione, oltre che grandi giocate, giocate sia da Mbappé, che da lui è nato in gol, ma complessivamente Mbappé ha fatto una cagata di partita, e sia da Pogba. Guaio Pogba è stato il migliore della Francia, ci ha retto da solo il centrocampo, Kanté un po' sottotono, dobbiamo dire la verità, però ha fatto un tiro fantastico e tu alzi le mani e dice bella per te, ma proprio bella per te, Shio Ching, complimenti. Però non hanno tenuto conto della cazzimma della Svizzera, del cuore della Svizzera, della voglia di agguantare il pareggio della Svizzera, pareggio che avviene in maniera bella, perché il terzo gol, il 3-3, è di una poesia unica, che gli si mette a dribblare un difensore centralmente. Poi primo tempo splendare, in cui entrambe erano stanche, si vedeva che avevano dato tutto nei 90 minuti regolamentari, e invece nel secondo tempo supplementare la Svizzera giustamente se la voleva giocare ai rigori, perché sapeva che fisicamente non riusciva a stare dietro ai francesi, e quindi ha
ha mantenuto intelligentemente il pallone facendo girare il pallone in una maniera incredibile. Ma comunque, Wagyu, oggi è stata una bella partita, o meglio, una bella giornata di partite. Cioè, sia Croazia-Spagna che Francia-Svizzera sono state due belle partite piene di gol in cui io mi sono proprio divertito. E stasera, non mi vergogno a dirlo, ho tifato per la Svizzera. Anche perché Barthez e tutti i francesi ci pigliano proprio per culo. E mo, cari miei, a baguette! A baguette! Do culo! Mo, ci sta Svizzera-Spagna. E io non do tanto per scontata la Spagna semifinale. Perché la Svizzera vista stasera è nettamente diversa dalla Svizzera ai gironi, ma Vaiù, dobbiamo, incluso noi, mettere in primo piano che gironi e ottavi, come ho detto anche nel video post partita dell'Italia, e mi pare anche nel pagellone, sono due universi, due mondi separati, due multiversi, proprio per citare i film che si stanno per avvicinare, ancora andando ad uscire il thriller, ma comunque, e si vede proprio, cioè la Svizzera è passata a culo, mi viene da dire, tra molte virgolette, anche però arrivata terza, quindi va bene. Tutti si strappano i capelli, Madonna mia, hanno la Francia, così colà, e la misura. Giustamente, la Francia per me si è comportata da solita arrogante. Solita arrogante. La Spagna, uguale, si è comportata da arrogante sul 3-1, poi capendo che erano in pericolo sul 5-2, hanno mantenuto il pallone. Questa è la differenza di mentalità tra Spagna e Francia, secondo me. Io dico sempre secondo me, metto le mani avanti, dico sempre secondo me. Mo, io ho detto sempre che la Francia stava 2-3 scalini sopra noi. Vuoi vedere che noi siamo i favoriti di vincerlo? Però no, io escludo questa cosa perché, a parte che Belgio è difficile, Svizzera o Spagna sono ugualmente difficili, Germania, Inghilterra, pure le altre del tabellone sono difficili perché ogni partita ha una storia a sé. Io mi aspetto un'Italia venerdì più cazzuta e più determinata, però vedendo le partite di oggi, soprattutto dal punto di vista delle piccole, in rispetto delle big come Croazia e Svizzera, mi fa capire che il calcio è bello proprio per questo. È bello proprio per questo. Perché esistono, mi viene da dire, le favole. È bellissimo, soprattutto nei confronti dei francesi che se lo meritano, con la loro arroganza del cazzo. È stata una giornata bellissima. E stasera è stata una partita bellissima. Caro Mbappé, io penso che per arrivare ai livelli di Ronaldo e Messi, devi fare parecchia strada. Ma proprio parecchia. E te devi andare da Ligan. Perché da Ligan non migliori un cazzo. Questo è un consiglio da un signor nessuno, da uno che osserva il calcio. E niente, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale, a mettere tanti mi piace se godete anche voi per l'uscita della Francia, soprattutto per l'uscita infelice degli ex giocatori francesi che ce l'hanno a morte con l'Italia perché è un mondiale rumense o da NLK. Ma proprio in una maniera incredibile. Poi sito che calcio in descrizione, codice PEP ottenere 15% del solito discorso e ovviamente Instagram. E ultima cosa, 5 luglio, non vado oltre. Ciao aiu e forza Italia, crediamoci e chi ci vede spacciati, mi auguro di avere una bella sorpresa. Speriamo. E ci vediamo domani con i post partita delle altre due. Ciao a you!